qua siamo, signora, siamo morti di fame, glielo dica. Morto di fame. Glielo dica che si non lo so. Non ci avete fatto fare neanche 3 mesi. Facciamo una guerra civile. Che dovevamo fare? Che manco li facciamo fare? Soldi persi, i cantieri servizio, cosa state facendo? Cosa state facendo? Allora, ascoltate, se... Allora fatelo parlare, vediamo quello che dice. Bastare, facete parlare. Vediamo quale pesca riescono all'arco e poi così abbiamo un porto pulito. Mi pensare che posso dire. Se diciamo questo è un incontro in cui voi volete sfogarvi, aggredire l'amministrazione, potete farlo. Se voi volete che noi proviamo a dire, io il sindaco oggi a Palermo, con gli impegni di regione, quindi non c'è, si scusa per questo, diciamo, noi possiamo provare a dire quello che stiamo facendo e a confrontarci con voi. Non è vero, questo niente, non risponde a Però non è passato inutilmente quest'anno. Dico, se volete semplicemente criticare a gride potete farlo, dite voi. Siamo tutti senza travaglio, abbiamo un'esigenza massima di tutti. Non è il nostro figlio, siamo mangiati dalla società. Noi siamo ieri, non contiamo. Siamo investiti per le dire. Ma potete mangiare mai a qualche cosa? Sì, bella parola, ma ci vogliono fatti concreti. E subito, accelerato. Sanno che andiamo a Roma, facciamo... Andiamo a Roma, manca Castaniglia che non ci vuole. Sara, vengo, scusate, posso parlare? Allora, posso parlare io, scusate. Assessore, noi siamo qua perché lei si ricorda benissimo l'anno scorso a sfogarci, a vedere la situazione. Dico, la situazione è grave, qua c'è gente che realmente non riesce neanche più non a vivere, a sopravvivere. E quindi noi da parte sua, da parte di questa amministrazione, vogliamo risposte chiare, risposte certe. Date certe. Cominciamo a chiamare la pari Cristiana Battaglia. Aggiungo di più, assessore, perché non è ammissibile. Noi un anno e mezzo fa abbiamo fatto l'occupazione al comune. Abbiamo avuto un impegno da questo sindaco, chiamato così perché io non lo considero il mio sindaco, tra virgolette, abbiamo avuto un impegno che dovevamo siglare il protocollo d'intesa. Abbiamo fatto 3 sedute dopo 4 mesi, dopo 5 mesi, e un anno e mezzo che ci prendono per i fondelli, cioè l'amministrazione ci prende per i fondelli, questo protocollo non viene siglato. Adesso, come diceva giusto Famiano, la Toto va a firmare il contratto. L'amministrazione non ha nessun impegno perché non ha firmato il protocollo d'intesa, dove c'era l'impegno che dovevamo mettere il 50% di occupazione locale, e non lo metteremo. Loro faranno quello che vogliono, si porteranno gente di fuori. Un attimo, dottoressa, il contesto è uno solo: noi non ce la facciamo più con questa amministrazione, che tutto quello che si tratta edilizia viene boicottato. Non è vero, non è vero, lo dice lei. Sino a oggi, un lavoro edile non parte. È dimostrato. Allora, non parlo solo di lavoro, chiedo scusa, non parlo solo di lavori pubblici, anche lavori privati non hanno autorizzazione per poter iniziare, perché c'è un blocco all'interno di questa amministrazione. La dovete smettere di dire no al cemento. O siete per il cemento o Messina muore. E se Messina muore, allora il sindaco pacifista è quello che causerà la guerra, perché i lavoratori non ce la faranno più e poi non sa più come possono spunire. La primavera araba si sposta a Messina, e questo non è ammissibile. Noi vogliamo far sì che questo non avvenga, e per fare questo che non avvenga dovete dare subito fondo a quelli che sono gli appalti già esistenti, perché possono iniziare. E non è ammissibile, vi dico un'altra cosa di più, che i soldi degli ACP sono stati tutti stornati al comune per acquistare appartamenti. Ma che facile, state giocando? Noi li vogliamo costruire, gli appartamenti non possono essere acquistati, devono essere costruiti. La manodopera deve essere i messinesi che devono costruire gli alloggi dove ci devono abitare. Non può essere che dovete fare qualche favore, lo dico apertamente, qualche favore a qualche imprenditore che ha gli appartamenti vuoti che glielo vuole acquistare. Noi questo non lo accettiamo.
perché l'istituto è sempre stato il polmone dell'edilizia e noi vogliamo che... Non è che a fare come a chi da Milano, già siamo con quattro fucili che entra. Oh, vicino, non ci fare un po' di fila, 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 non ci fare